E come architetto mi capita spesso di eh, incrociare storie di grande imprenditoria eh, di casa nostra. Eh, sono storie eh, di grandi capacità, sono storie entusiasmanti che però eh, nascondono anche una grande componente di coraggio e di azzardo. Eh, non è sempre facile poterle inserire o raccontare. In una città che si è continuamente evoluta e trasformata e quindi spesso ha fagocitato questi, questi racconti e le tracce che le hanno lasciato nel nostro presente, e quindi pensando che invece possano essere comunque anche di insegnamento, eh, ho pensato di radunarne alcune di quelle che mi sembravano più interessanti. La prima di questa serie di storie milanesi che eh, vado a raccontare è quella dedicata all'avventura dei Fratelli Bocconi. Yeah. <laughs> che sono i fondatori della Rinascente. E, come prima immagine mi piaceva inserire quella del monumento che eh, i fratelli si fanno realizzare nel cimitero monumentale all'inizio del Novecento e che nella sua grandezza, oltre che nella posizione abbastanza vicina all'ingresso, ben documenta quello che è la posizione e il ruolo sociale che eh, questi due fratelli, eh, giunti dall'Odigiano senza avere delle grandi possibilità, Possibilità economiche ehm, ottengono eh, con la loro capacità. Per noi adesso la Rinascente corrisponde a quel grande edificio che si trova in corrispondenza del transetto nord eh, della cattedrale, questa immagine ben eh, lo rappresenta con l'ombra. Proiettata sulla sua facciata proprio delle guglie del, del Duomo di Milano, ma la loro storia, la storia dei fratelli Bocconi, comincia a metà dell'Ottocento. Ferdinando e Luigi Bocconi eh, sono due fratelli che provengono appunto dall'Odigiano, sono figli di un commerciante che vende. A un banco uh, di mercato, quindi di, um, come ambulante, uh, prodotti di merceria e uh, hanno uh, l'idea di uh, vendere abiti in taglie pronte in una città che in quel momento uh, era uh, sicuramente in preda a una stagione di grande eh, slancio eh, anche industriale oltre che commerciale grazie anche all'apertura di una serie di trafori che eh, proprio nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi del Novecento la mettono in relazione con, che è il, eh, con quelli che sono i paesi del Centro Europa in quel momento più avanzati. Uh, è così che nel 1865 riescono ad aprire la prima uh, bottega. Della loro impresa sulla nostra via Santa Radegonda, sono soltanto 6 metri quadrati, ma ehm, per loro lavorano già eh, in breve tempo eh, circa 100 lavoranti. E gli permettono di ehm, aprire entro il 1876, quindi a 11 anni dall'apertura eh, di questa prima bottega, eh, ben 5 filiali a Roma, Genova, Trieste, Palermo e Torino. Ehm, riescono a vendere eh, e a esporre soprattutto e a farsi conoscere attraverso due grandi manifestazioni di cui Milano è protagonista. La prima è l'esposizione nazionale del 1881 ai giardini pubblici di cui si vede un'immagine eh, a volo d'uccello e questo è eh, quello che potremmo definire lo stand dei fratelli Bocconi e l'altra è l'esposizione internazionale che si svolge nel 1906 al Parco Sempione. È una vetrina internazionale soprattutto Quest'ultima di grande rilevanza se consideriamo che in quella data arrivano a Milano qualcosa come 5 milioni di eh, visitatori, numero per l'epoca naturalmente elevatissimo. Ehm, nel 1877 avevano già, quindi prima di quella eh, partecipazione alle due esposizioni, erano riusciti ad aprire. Uh, un, uh, il primo grande magazzino uh, d'Italia uh, intitolato Ouville d'Italie quindi con un nome francese, ma anche perché emulava una realtà commerciale che era già uh, presente sulla scena parigina, in particolar modo uh, i grandi magazzini, le Bon Marché di Parigi. Uh, li aprono uh, nella. Palazzo quadrilatero, sede di un hotel, hotel confortable, per dirla alla francese, che, eh, il cui palazzo si trova ancora adesso sulla, eh, tra le vie Grossi e la via Silvio Pellico. Questa cartolina pubblicitaria ce ne dà ragione, mostrando sulle, sul fondo sia le Guglie del Duomo sia eh, la cupola. Del, e l'ingresso laterale della eh, Galleria Vittorio Emanuele eh, è un grande magazzino eh, che presenta qui si vede un, una delle due facciate che presenta eh, sale molto ampie, arredate in stili diversi ce n'è una molto scenografica in stile gotico inglese e di cui ancora si possono vedere le caratteristiche dell'edificio in esterno questa è una fotografia che eh, immortala L'ingresso uh, uh, del, dell'edificio sull'attuale via Tommaso Grossi. Um, le merci erano uh, visibili dalle grandi vetrine che si sommavano sul piano terra in modo tale da essere. Uh, Attraenti anche per chi passava uh, sulle vie uh, limitrofe. Questa è un'immagine dell'interno con il grande salone centrale illuminato da un uh, lucernario secondo una tipologia che ricorre in molti edifici tra la fine del sette... dell'Ottocento e i primi del Novecento. Uh, strumento di comunicazione uh, del grande magazzino sono è il catalogo dei prodotti che non solo li reclamizza, ma entra nelle case per corrispondenza. Eh, e eh, presenta eh, tutta la merce dando una rassegna anche di quello che eh, è il gusto del, del momento. Naturalmente si presta anche per le prime sperimentazioni grafiche su prodotti eh, con un taglio commerciale eh, e quindi è importante anche da un punto di vista, se vogliamo, editoriale, ma è soprattutto uno strumento di persuasione all'acquisto. Eh, non è l'unico, i bocconi eh, tentavano di promuovere le loro merci in tutti i modi, non lesinando sull'inventiva, per esempio, affittano eh, anche eh, una mongolfiera per poter lanciare su Milano dei volantini pubblicitari e su, loro, su questo catalogo scrivono. Frasi come raccomandiamo vivamente alla nostra clientela di non lasciarsi sfuggire la propizia occasione oppure affari vantaggiosi senza precedenti, eh, germe di quella comunicazione efficace per la quale diventeranno famosi. Eh, tutto questo gli permette nel 1889 di aprire il, la sede eh, che conosciamo peraltro ancora noi adesso. Dei nuovi magazzini bocconi eh, sono progettati dall'architetto eh, Giachi con le due grandi cupole che vengono qui immotalate in un dipinto che si trova esposto alle Gallerie eh, d'Italia attualmente, è del 1901, ma è una riproduzione che comunque eh, ci aiuta a comprendere facilmente. Come fosse l'edificio, eh, e eh, era un edificio d'avanguardia con vetrine molto alte, moderno, funzionale e con un interno strutturato eh, con anche qui un grande invaso centrale sul quale si affacciavano i vari eh, piani, un po' come eh, la Rinascente di adesso. Uh, è interessante che nella letteratura del tempo uh, il palazzo sia stato definito come Casa Bocconi, dando un'idea di familiarità, ma anche uh, in questo modo catturando l'attenzione uh, del pubblico, uh, offrendogli un edificio che poteva essere eh, particolarmente attraente. Sulle pagine dell'illustrazione italiana dove eh, nel momento dell'inaugurazione casa Bocconi viene presentata la si definisce l'enorme bottega che al sol girare dello sguardo vi scopre eh, tutti i particolari della sua vita mossa e frettolosa. I Bocconi eh, di questa esperienza commerciale costellata da successi, ma anche da eh, notevoli stop, eh, riescono ad aprire nel 1902 quella che diventerà l'Università Bocconi. La prima sede è in via statuto, una seconda sede viene nel 1941. Un progetto dell'architetto pagano e viene realizzata sull'attuale Via Sarfatti, costituendo il germe di un campus che poi nel tempo andrà arricchendosi di molti altri edifici, tra questi quello eh, denominato Grafton su Via Röngen, via Bigny nel 2008, e quello eh, che è il primo edificio del campus nuovo sulla ex centrale del Latte, che è stato inaugurato con il primo appunto, edificio nel 2019. Uh, un uh, cambio di rotta, per certi versi, viene. Uh, effettuato nel 1917 i due fratelli bocconi si sono ormai spenti e la proprietà del grande magazzino viene acquistata dal senatore Borletti esponente del ceto alto borghese del, del tempo il quale coinvolge l'amico Gabriele D'Annunzio in quel momento impegnato al fronte uh, per ideare un nuovo nome per uh, questo grande magazzino che letteralmente rinasce uh, con una nuova vita con una nuova proprietà e forse anche a questo si ispira il nome di, eh, che D'Annunzio eh, cuce addosso a nuova, eh, questo nuovo grande magazzino, La Rinascente, definendolo un nome semplice, chiaro e opportuno. Eh, naturalmente è un'impresa che viene accolta con grande attenzione da parte della stampa locale. Con un manifesto che già preannuncia eh, quello che sarà la cartellonistica propria del, del grande magazzino e che eh, fra poco vedremo. Purtroppo non è un'impresa che è eh, nata sotto una buona stella, almeno in questo breve periodo, perché già nel 1918, quando eh, la Rinascente inaugura nel dicembre di quell'anno, a pochissimi giorni da quell'apertura, viene sconvolta da un incendio che la devasta, eh, di cui qui si vedono alcune delle immagini. È un incendio... Doloroso, ma che eh, non interrompe quella che è l'avventura imprenditoriale della, eh, di Borletti eh, della Rinascente. Quindi, già nel 1921, si riapre con un manifesto che simbolicamente fa crescere dei rami d'ulivo da un ramo bruciato e un, eh, un annuncio pubblicato sui giornali del tempo. Uh, fa leva sul uh, detto latino post fata resurgo, resurgo come la fenice dopo uh, la morte. Naturalmente è significativo uh, della capacità di rinascita che più volte uh, questa impresa incontra. Gli interni sono uh, immortalati in una rassegna fotografica che ci fa vedere anche per esempio l'ambiente del ristorante, il salone da barbiere o le vetrine. Eh, ma soprattutto è significativa la, parte, la sequenza delle pubblicazioni. Nel 1920, eh, viene infatti eh, pubblicato il cosiddetto house organ, cioè eh, una sorta di bulletin. Di bollettino interno eh, che eh, pur con titoli differenti rimane una costante per l'azienda e che mira a creare una coesione fra l'azienda e i lavoratori nel segno di quella eh, attenzione paternalistica che caratterizza molte imprese di fine Ottocento, naturalmente con un fine educativo, anche perché vi si legge che. Eh, nel, nella presentazione di questo uh, piccolo opuscolo si parla di oporosità, si parla uh, di una uh, soddisfazione di appartenere alla Rinascente, si parla uh, di uh, non sprecare quelle pagine del bulletin perché. Uh, è eh, portatore di alti valori morali eh, e sociali, eh, molto curato quindi dal, dal punto di vista proprio della, della comunicazione. Eh, si legge il commercio, compierà nella Rinascente la sua missione nobilissima e sacra di offrire all'arte, all'educazione nel vero, nel bello e nel buono il mezzo e la materia in cui incarnarsi. <coughs> Altre eh, iniziative editoriali che accompagneranno il marchio nel tempo sono un altro opuscolo, la famiglia rinascente Upin, che eh, viene. Avviata qualche anno più tardi, dove eh, si leggono moniti: chi spreca è nemico dell'azienda. Fate presto, spegnete la luce, non sciupate la carta e i sacchetti da imballo, quasi un anticipo di una coscienza ecologista, potremmo dire. E naturalmente i destinatari di questa, di questa serie di prodotti sono anche. Uh, i vari pubblici che uh, transitano uh, nel grande magazzino, tanto è vero che nel 1930 viene stampato uh, il periodico Mondo Bambino dove in mezzo a delle strisce, uh, in mezzo a dei quiz uh, di intrattenimento per i bambini naturalmente uh, sono veicolate pubblicità uh, su uh, abiti per bambini. Una parte importante nella comunicazione eh, di Rinascente con il proprio pubblico eh, è quella rappresentata dai manifesti. Eh, tra i tanti eh, artisti che si cimentano eh, nella realizzazione eh, di questa forma di pubblicità, Sicuramente spicca insieme per esempio a Metlikovic anche Dudovic, il quale, a partire dall'inizio degli anni venti, quindi dalla riapertura della Rinascente dopo l'incendio del 1918 per arrivare fino al 1956, eh, realizza una uh, serie di manifesti. Uh, sono circa un centinaio, ne realizza 5 o 6 all'anno, quindi un numero piuttosto elevato. Che non solo veicolano l'immagine del grande magazzino, ma uh, vengono uh, scelti, vengono uh, proposti per promuovere, per esempio, la Fiera del Bianco o comunque delle attività particolari dell'azienda. Uh, dell Uh, sono manifesti che sono inclusi, come peraltro quasi tutte le immagini che uh, vi mostro, in un uh, archivio che Rinascente ha inaugurato e che poi ha fruttato la realizzazione di una mostra. Nel 2017 a Palazzo Reale, di grandissima bellezza. L'archivio è veramente impressionante per contenuti e per quantità di materiali. E naturalmente, a quello rimando se eh, voleste approfondire quello che io necessariamente devo comprimere. Tra questi manifesti ne ho scelti alcuni, eh, o per bellezza o perché ci raccontano qualche aspetto particolare dell'azienda. Eh, sono manifesti nei quali troviamo eh, proposti, eh, prodotti eh, diversi e nonostante siano quasi sempre centrati sulla figura femminile, quindi sui temi della moda. Sono rivolti a volte, lo si vede per esempio in questo manifesto del 25, anche ai casalinghi e all'arredamento della casa e questa è proprio una delle specificità della rinascente rispetto ad altri grandi eh, magazzini eh, sono eh, manifesti che raccontano come questo gymnasium del 1925 che non è di Dudovic eh, ma si inserisce in quel filone eh, raccontano eh, reparti speciali perché riguarda la rinascente eh, tutti gli ambiti del vivere, quindi anche settori meceologici diversi, ci sono gli abiti per lo sport, gli abiti per la, la caccia per esempio, eh, ci sono giocattoli per bambini, eh, ci sono eh, rappresentazioni di donne indipendenti che sono amanti dello sport, che guidano, che eh, sono libere e che eh, si emancipano quindi eh, da quello che è il loro ruolo ottocentesco e anche in questo Uh, Rinascente riveste un ruolo importante che va ben al di là del suo essere un'impresa commerciale. Uh, questo per esempio è uno di quelli della Fiera del Bianco, uh, producono uh, questi, uh, o meglio, smerciano i grandi uh, magazzini della Rinascente prodotti italiani e questo sarà importante soprattutto quando si parlerà di autarchia uh, e reclamizzano in fondo un modo di vivere, tanto è vero che spesso sono rivolti anche al racconto di bagni e vacanze come in questo manifesto. Fra gli altri ce n'è uno che è datato 1950, quindi un po' più avanti rispetto al periodo di cui stiamo parlando, che però è significativo perché racconta proprio dell'attenzione verso il pubblico e eh, anche nel, nello studiare una forma di comunicazione in questo senso. Ed è un manifesto, eh, il manifesto che, che vedete, dove si sottolinea l'apertura di stagione con una donna elegantissima in guanti e cappellini. Lina Veletta, che però ha gli occhi chiusi e lo, so, lo si sottolinea anche nel, nel testo: acquisto ad occhi chiusi vuol dire riporre fiducia in quel grande magazzino perché eh, è portatore di una serie di eh, valori di qualità nei tessuti, nei modelli. Uh, e uh, anche di modernità guardando comunque sulla scena anche internazionale. Dudovic lo vediamo rappresentato in questa foto uh, estratta sempre dall'archivio dall della Rinascente. Um, altro motivo fondamentale del successo è quello che uh, si concretizza nel tempo. Um, nel 1928 per esempio viene pubblicato questo annuncio che parla di, della filiale di Loreto della Rinascente, siamo su, su Buenos Aires parlando del cosiddetto prezzo unico, cioè una serie di articoli che vengono venduti tutti a uno stesso prezzo generalmente basso, è una delle strategie di questa sorta di messa in scena quasi teatrale delle merci eh, che è relativa all'allestimento ma ovviamente anche alla sua presentazione che mira a persuadere i clienti eh, prima ancora che questi possano eh, manifestare necessità di quello specifico prodotto. Badando su eh, a due aspetti in particolare eh, la serialità intesa come eh, una vendita di prodotti che arrivano dalla produzione industriale e che come tale possono contenere i costi di fabbricazione che però non significa scarsa qualità, anzi la Rinascente si propone sempre come un luogo di commercio, un luogo di incontro anche, ma un luogo soprattutto di eh, qualità e questo gli permette di catturare, a differenza di quanto avevano fatto i Bocconi alla fine della loro impresa, cioè prima dell'avvento della gestione Borletti, eh, di catturare eh, il pubblico eh, alto eh, borghese. Eh, ovviamente nel periodo dell'autarchia, in particolar modo negli anni 30, la Rinascente diventa veicolo e i manifesti ce lo raccontano chiaramente anche per una serie di prodotti che eh, sono eh, italiani e quindi trova eh, ovviamente il favore anche del, del regime. Il Raium, la seta eh, dei poveri diciamo così, la seta derivata dalla cellulosa smerciata dalla snia eh, viscosa è proprio eh, un, uno di questi eh, prodotti. Eh, fra i prodotti nuovi ci sono anche gli arredi della, del, del catalogo Domus Nova che a partire dal 1927 Vede la promozione attraverso la rinascente di eh, oggetti di arredo, che, eh, di mobili che vengono disegnati semplici ed eleganti si vada sempre a queste due eh, parole come motivo dominante di tutti eh, i prodotti in vendita alla rinascente sono disegnati da ponti e da lancia che in quel momento sono eh, ancora per poco eh, una coppia consolidata che lavora tanto alla progettazione di edifici quanto ai primi oggetti di design eh, vengono proposti quattro Uh, arredi per quattro stanze uh, ideali. La stanza eh, da pranzo, quella che vediamo nella fotografia, la stanza eh, di soggiorno, la camera matrimoniale e la camera per signorine, che è quella che vediamo qui con eh, riconoscibili molto pontiani eh, i decori eh, che vediamo addirittura anche stesi alla tappezzeria delle pareti. Il 34, quindi ancora in questa fase preguerra, segna un passaggio importante dell'impresa eh, di Borletti che è quella di Fondere il marchio Rinascente con UPIM, una catena che promuove prodotti a prezzo unico. Questo è un manifesto pubblicitario che viene presentato alla Fiera di Milano proprio nel 1930, quindi quattro anni prima di questo sodalizio. La guerra però purtroppo spegne eh, queste premesse con i bombardamenti dell'agosto del '43 che, investendo tutto il centro storico e non solo, Uh, devastano anche l'edificio ottocentesco. Questa è un'immagine della cupola uh, appunto distrutta dai bombardamenti, e questa è uh, la fase di ricostruzione, di demolizione del, di quanto era sopravvissuto ai bombardamenti, molto poco che precede poi la ricostruzione del palazzo attuale. Datato 1950, firmato dall'architetto Ferdinando Reggiori, che troviamo attivo anche per eh, la eh, Bocconi, eh, intesa come facoltà universitaria, eh, vicino a Via Sarfatti, eh, e eh, con eh, il logo di Max Huber e eh, gli allestimenti di Albe Steiner, eh, mh, abbastanza emblematici, eh, riprendono quelle che sono. Le caratteristiche della, di semplicità e di eleganza che avevano informato tutta l'attività dei fratelli Bocconi, ehm, con, aggiungendo però degli elementi artistici. In questa fotografia si vede il mosaico di Massimo Campigli che decora l'ingresso dell'edificio nel 1950. Uh, un particolare curioso questa bandiera a stelle e strisce, che emulando la bandiera americana celebra quelle che sono le filiali, nuove delle varie filiali aperte. Siamo nel 1957. Diverse sono le iniziative per una ripresa eh, post bellica, eh, sono iniziative che riguardano l'attività del grande magazzino ma anche eh, il suo, la sua logica di espansione. Per quanto riguarda l'interno vengono organizzate grandi manifestazioni, cioè una serie di mostre che annualmente sono dedicate a un singolo paese. La prima del 1955 è quella sulla Spagna di cui qui si vede una fotografia, poi c'è quella del Giappone nel 1956. Seguono la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, eh, l'India, la Thailandia, naturalmente occupandosi sia degli interni che degli esterni, che della comunicazione. Questa, per esempio, è una pagina firmata da Enzo Biagi che eh, racconta dell'India e lo fa attraverso le pagine di quella. Eh, pubblicazione aziendale che abbiamo visto sorgere già negli anni 20. Altra iniziativa importante nel dopoguerra è quella che registra l'apertura nel 1959 del, eh, di un, una sorta di branca del grande magazzino, ma con specifico interesse sul settore alimentare. È il supermercato dell'ASMA che viene due anni dopo l'apertura da parte di Caprotti della prima S Lunga sul Viale Regina Giovanna, il primo Lunga, il primo supermercato alimentare che viene aperto a Milano ma potremmo dire anche in Europa, eh, peraltro ancora eh, esistente, non come proprietà ma eh, come supermercato. Altra iniziativa importante è quella che riguarda invece l'organizzazione aziendale. Eh, quella vocazione paternalistica che aveva caratterizzato eh, gli esordi eh, si traduce nella creazione di questo circolo della rinascente UPA nel 1955 centrato su una solidarietà che va a vantaggio dei dipendenti. Continuano le pubblicazioni, le cronache della rinascente eh, UPIN diventano l'organo di comunicazione aziendale, ma si, si moltiplicano anche le iniziative per eh, formare e per eh, dare un'identità specifica a quelli che sono i commessi. Eh, si parla di arte del vendere, addirittura di una gara e mh, ci sono alcune pubblicazioni con ehm, eh, i consigli sul modo di trattare il cliente. La loro storia, la storia dei commessi fa parte di una serie di contenuti che appaiono in una rubrica che si chiama La Rinascente che non si vede. Eh, altra iniziativa epocale che non riguarda solo la Rinascente ma che nasce all'interno della Rinascente su un'idea di ponti e di rosselli è il premio Compasso d'oro per il disegno industriale. Con un logo celeberrimo ancora adesso riconoscibile di Albesteiner con il compasso appunto e eh, con la collaborazione di una serie di figure di artisti, architetti, grafici di professionisti a vario titolo. Sempre suggellando quel eh, binomio tra commercio e arte, inteso quindi un commercio in senso più alto rispetto al mero eh, vendere. È allora che si concretizzano anche una serie di uffici. Uh, uffici pubblici relazioni pubbliche relazioni ufficio studi che segneranno gli anni a venire e che portano inevitabilmente a un successo dell'azienda uh, ma anche al restyling o alla costruzione di nuovi edifici Appositamente concepiti per la vendita. Questa è l'immagine storica della Rinascente di Piazza Fiume a Roma, firmata da Albini e dalla Elg nel 1961, grande magazzino con le finestre eh, coperte in esterno, eh, o meglio quasi senza finestre, per permettere di avere più spazio possibile per la vendita. Um, il 63 eh, aggiunge un ulteriore tassello. Pierre Cardin, eh, lo stilista francese, stipula con Rinascente un accordo per la realizzazione di una linea di capi di moda che siano accessibili a tutti l'idea di una moda democratica eh, che sia a prezzi popolari ma che sia anche di qualità in fondo eh, matura in questo ambito del commercio negli stessi anni in cui eh, matura anche quella eh, del, del design nonostante queste eh, premesse importanti Uh, quindi tutte le iniziative che Rinascente uh, avvia nell'immediato dopoguerra con le varie mostre, nonostante il sodalizio con Pierre Carden, uh, che prosegue quella che era uh, l'idea imprenditoriale uh, degli esordi, portata avanti anche uh, dopo il 1917. Uh, si tratta di iniziative che in qualche modo si infrangono a pochissimi anni di distanza. Nel 1969, infatti, uh, la proprietà Borletti cede le proprie quote a una finanziaria della famiglia Agnelli, IFI e uh, a Mediobanca, che peraltro erano già azioniste da qualche tempo e sanciscono di fatto la fine di un'epoca. La Rinascente rimane come marchio e anzi noi la conosciamo con il logo eh, che vediamo sulla destra, che è quello disegnato nel 2017 dallo studio inglese Nord Design, eh, molto più moderno, molto più semplice, eh, che ha perso l'articolo iniziale che aveva eh, dagli inizi ma eh, nello stesso tempo non è più eh, la stessa avventura imprenditoriale, è un'impresa di tutt'altro genere. Eh, con questa premessa eh, continua comunque a imporsi sulla scena eh, nazionale e oltre, eh, con l'apertura per esempio del primo grande ipermercato per la vendita eh, a prezzi vantaggiosi utilizzando un termine che era già presente nella comunicazione degli esordi che è la, eh, la città mercato di Brescia aperta nel 1972 dieci anni più tardi eh, più precisamente nell'83 e nell'85 vengono aperti il eh, grande magazzino supermercato eh, del Fai da Te che è il Brico Center il primo in Italia che apre a Venaria quindi nei prezzi non lontano da Torino e nel 1985 eh, un altro eh, accorpamento è abbastanza importante, questa volta del marchio Crof eh, che eh, diventa eh, la linea eh, che si occupa specificamente di, eh, di arredo. Questo mio racconto si conclude proprio con questa ultima uh, slide, uh, rimandando naturalmente ancora alle immagini del, del sito uh, che vedete riportato in basso nel, nella slide e ringraziandovi per uh, l'ascolto. Grazie, arrivederci, alla prossima. Senta signore, la nostra commessa le ha appena spiegato, mi sembra che la ditta non può praticare le sconti. Scusi signora, io l'ho fatto chiamare, non per lo sconto, ma perché volevo un consiglio. Dica pure. Lei deve sapere che io questo tostapane a casa già ce l'ho, solo che si è rotto. Stamattina volevo farmi un toast provole prosciutto e ho attaccato la spina, ha fatto una fiammata e si è spento. Fortunatamente che ho salvato il prosciutto. Adesso per accomodarlo mi hanno chiesto 20.000 lire. Si mette nei miei panni. È meglio che mi faccia aggiustare il tostapane vecchio o che me ne compri uno nuovo. Se però voi a questo punto mi fate un piccolo sconto, allora tagliamo la testa a Toro. Non ci penso più e mi compri il tostapane nuovo. Faccia come crede, ma noi non possiamo praticare le sconti. Ma io sono anche amico della signora Rinascente. Non esiste nessuna signora rinascente. Esiste, esiste, solo che lei non lo sa.